Amici carissimi, ben trovati ancora in Piazza del Popolo, appuntamento online questa volta, anche perché è prevedibile che possa accadere tutto questo, in quanto, come ben sappiamo, in tutta Italia sono aumentati i contagi e quindi anche a livello televisivo siamo portati a preferire i collegamenti in rete e non le interviste direttamente da studio. Piazza del Popolo, come al solito, è un format in cui si parla della città e in questa occasione abbiamo un ospite importante che è già in collegamento con noi, l'avvocato Michele Latorre, dirigente della cooperativa Santa Chiara, che si occupa direttamente anche della gestione di una importantissima RSA storica, quella di Siponto, il centro per anziani Stella Maris, così come veniva definito una volta. Le notizie che provengono dal centro in questi ultimi giorni parlano di contagi, per cui vorremmo sapere direttamente da Michele come sta la situazione all'interno della struttura, all'interno della RSA e quindi vorremmo sapere da te, Michele, anzitutto ben trovato, e vorremmo sapere da te, come si sta muovendo la struttura, come si sta muovendo la vostra organizzazione per mettere in sicurezza non solo gli ospiti, ma in particolare anche i lavoratori, che sono tanti e che stanno operando chiaramente in situazioni di emergenza. Buonasera redazione, buonasera avvocato di Staso. Allora, come sicuramente avrete appreso già da altre testate giornalistiche, noi oggi riscontriamo, alla luce di tutti i tamponi effettuati, finalmente tutti i tamponi effettuati, riscontriamo 22 ospiti positivi su un totale di quasi 78 ospiti presenti in struttura. Oltre a 9, diciamo, dipendenti della nostra, diciamo, organizzazione, su un totale di circa 40 unità, diciamo, all'interno della residenza Stella Maris. È un dato che sicuramente non ci rallegra, ma è un dato che, diciamo, da un punto di vista globale e generale, è un dato che ci fa stare tranquilli, perché siamo riusciti a non beccarci il virus nella totalità, ma abbiamo fortunatamente riscontrato solamente un 20% di casi positivi che abbiamo prontamente isolato e messo in sicurezza. Oggi la situazione nell'RSA in Puglia e in provincia di Foggia e anche nella stessa città è abbastanza drammatico, perché la maggior parte delle strutture sanitarie hanno fatto il pienone, cioè tutti gli ospiti presenti sono tutti contagiati, la maggior parte degli operatori si sono contagiati nelle altre strutture. Noi abbiamo avuto la fortuna di essere toccati, tra virgolette, marginalmente da questa sciagura. Tra le mille difficoltà, e sottolineo mille difficoltà, siamo riusciti a mettere in piena sicurezza tutti i pazienti e siamo riusciti a gestire l'emergenza del personale, che è il vero problema di questa pandemia. Perché? Perché purtroppo in queste strutture ci lavorano anche infermieri professionali che di questi tempi scarseggiano fortemente. Infatti, l'infermiere in queste strutture è quello che tiene in vita, la figura dell'infermiere è quella che tiene in vita una struttura, perché è quello che ti monitora le condizioni del paziente, è quello che si accorge se il paziente ha qualche problema ed è quello che somministra la terapia e che te lo stabilizza. Oggi la maggior parte delle RSA italiane, oltre che pugliesi, deficitano della figura dell'infermiere. Perché? Perché i governi e soprattutto le ASL hanno
hanno fatto dei concorsi e hanno rastrellato infermieri in ogni dove. E molti infermieri delle strutture sanitarie hanno preferito dimettersi dalle strutture pubbliche, dalle strutture private, per andare anche a tempo determinato presso le strutture pubbliche. Nel caso di specie, per esempio, a noi era accaduto che tra chi si era ammalato di Covid, chi si era dimesso per andare per emigrare nelle strutture pubbliche e chi per aver sostenuto turni anche massacranti pur di mantenere il controllo della situazione, anche noi abbiamo subito per un brevissimo periodo, abbiamo rischiato di subire il default infermieristico e siamo stati, diciamo, molto attenti e abbiamo prestato tutta l'energia e il tempo a nostra disposizione per colmare immediatamente questo gap. E devo dire che mi sento di ringraziare tutti quegli infermieri che già lavorano presso altri ospedali, altre strutture, che hanno smontato dai loro turni e sono venuti di corsa a fare gli straordinari da noi. Devo ringraziare tutti quegli infermieri che hanno creduto nella nostra organizzazione in Santa Chiara e hanno scelto anche a tempo determinato di venire a lavorare per noi, per colmare questo gap. Devo ringraziare in particolare, ad esempio, il dottor Giuliani, persona che io non conosco neanche fisicamente e visivamente, che insieme ad altri due medici volontari sono venuti da noi e ci hanno dato una mano enorme nel gestire questa emergenza sanitaria. Cioè all'interno di questa pandemia ci sono stati anche degli angeli custodi che ci hanno aiutato. Questo ha contribuito a mettere in sicurezza e a salvare la vita di decine di anziani, non solo quelli contagiati, ma anche quelli non contagiati, perché nelle nostre strutture tutti stanno male, perché noi, gli utenti delle nostre strutture sono tutti sostanzialmente over 80 o over 85, quindi il più sano ha una comorbilità impegnativa e può rischiare di morire per qualsivoglia ragione. Ecco perché è importantissimo avere il monitoraggio continuo e costante delle condizioni di salute di questi ospiti. E noi in questa fase siamo riusciti a garantirla e siamo riusciti a controllare tutte le variazioni e tutti gli sbalzi di tutti i nostri utenti. Michele, vorrei chiederti, gli ospiti della struttura hanno rapporti con le famiglie o sono rimasti isolati dal loro rapporto con la famiglia di provenienza? Allora, la RSA Stella Maris è chiusa a ogni tipo di contatto esterno dall'11 marzo 2020. E aggiungo, noi abbiamo messo in campo tutte le misure indispensabili e necessarie per proteggere la struttura. Naturalmente, nella prima fase, nel primo lockdown, se vi ricordate, ebbi diciamo, l'idea e ebbi diciamo, la disponibilità dei miei dipendenti a fare anche una sorta di autogestione della struttura e accadde che i dipendenti si chiusero all'interno della struttura, non tornarono, no, senza tornare più presso le proprie famiglie, fecero l'autogestione, dormivano, mangiavano lì e lavoravano. Ed era in quella fase siamo riusciti a contenere il contagio, cioè a quel punto, cioè in quella fase non c'è proprio stato il contagio, ci siamo difesi al 100%. In questa seconda ondata, purtroppo, noi non potevamo fare nient'altro che utilizzare quelle poche armi messeci a disposizione. Perché? Perché questa seconda ondata non è stata caratterizzata da un lockdown nazionale. Da che cosa deriva questa seconda ondata, secondo te, visto che sei un operatore di una struttura così importante? Allora, innanzitutto da un punto di vista scientifico avevano tutti previsto la seconda ondata e quindi governo centrale e governo regionale dovevano organizzarsi, attrezzarsi per far fronte alla seconda ondata. L'hanno fatto. Invece, credo proprio di no, perché? Perché il governatore pugliese ha invitato la gente a venire a fare le vacanze in Puglia. Le discoteche hanno fatto il pienone durante l'estate, poi ci sono state le campagne elettorali, poi c'è stata l'apertura delle scuole, e
E quindi anche i trasporti hanno, diciamo, imbarcato parecchie persone a contatto stretto in luoghi chiusi e affollati. Tutte queste situazioni hanno generato aggregazioni di persone che hanno diffuso il contagio. Allora, se una persona che lavora in una RSA torna a casa, perché dovrà tornare pure a casa smontando il Certo. turno, e si siede a tavola con un figlio o una figlia che è stato a scuola, ha contratto il virus ed è asintomatico, e a sua volta ha preso il virus ed è anche lui asintomatico, il giorno dopo, quando torna in struttura a lavorare, è inevitabile che contagi altre persone. E se non si fosse fatto e non si fa un lockdown totale, secco, per circoscrivere ciò che è accaduto e mettere un punto fermo a quello che è accaduto fino adesso, i prossimi 3 mesi saranno una carneficina per tutti. Aggiungo, solo da 20 giorni circa a questa parte è stata, tra virgolette, passatemi il termine, liberalizzato il commercio dei tamponi rapidi. Prima non esisteva, nessuno era a conoscenza di questa storia dei tamponi rapidi. I tamponi rapidi a stick o salivari ci aiutano parecchio nella prevenzione, perché oltre a prendere la misurazione della febbre, e oltre a controllare che tutti i DPI siano stati messi in ordine, e oltre a mettere in campo tutti i protocolli previsti, se uno è asintomatico, tu non ci puoi fare niente. Oggi siamo riusciti ad acquistare centinaia di tamponi, quindi noi ogni giorno faremo a tutti i dipendenti in entrata il tampone, che ti dà un'attendibilità al 95% secondo chi te lo vende e del 60% secondo una corrente di pensiero. Ma è già qualcosa rispetto al mese scorso. Il mese scorso noi andavamo avanti con i test serologici, cioè con i prelievi del sangue, che erano attendibili al 50%. Noi in particolare abbiamo scoperto e siamo stati fortunati e siamo riusciti a contenere i danni semplicemente perché nella nostra continua attività di prevenzione con i sierologici, come abbiamo visto una persona che aveva dei valori leggermente alterati, gli abbiamo subito fatto fare il tampone. Michele, Un attimo, aspetta. sì. E c'è stato un altro episodio di un paziente che ha fatto un ricovero nell'ospedale di Manfredonia. Ed è tornato, noi gli abbiamo fatto fare il tampone molecolare, quello che fa l'ASL, e riteniamo che quello sia stato un falso negativo, che probabilmente potrebbe aver contribuito a contagiare qualcun altro, perché bisogna mettere in conto anche poi diciamo, i falsi negativi. Non sono Certo. frequenti, ma possono accadere. Ci Ma oltre sono. a gestire le emergenze, le eccezioni, vale tutto quello che ci siamo detti prima, cioè un'estate da leoni ha provocato un autunno tragico, molto tragico. Rischiamo di fare anche la rima. Ascolta, Michele. Bello, non ero arrivato. Ci sono tra i dipendenti e anche tra gli ospiti della struttura ex malati di Covid, persone che hanno contratto il Covid e sono guarite. Certo, proprio mezz'ora fa, E prima com'è la della. loro Proprio situazione attuale? mezz'ora fa abbiamo avuto la notizia, la bella notizia, che già 3 o 4 dipendenti si sono negativizzati, forse anche un ospite. Siamo in attesa. E saremo, speriamo, insomma, arrivare fra 10-15 giorni a comunicare la notizia delle totali negatività, negativizzazioni di tutti. Ma oggi già stiamo riscontrando queste negativizzazioni. Il periodo di incubazione è sempre quello di 14-15 Giorni. giorni. 10 giorni, sì, quella è un po', diciamo, l'evoluzione e la caduta poi del contagio e della malattia. Quindi, tornando agli ospiti, loro non hanno contatti con le famiglie se non telefonicamente. Se non telefonicamente, attraverso degli smartphone e dei tablet di cui noi abbiamo fatto con i quali loro possono Quindi hanno comunicare. contatti video praticamente. Video, sia video che telefonici.
Beh, questo già è importante. Per fortuna, ci sta il progresso che aiuta. Meno Immagina male, almeno quello, se almeno questo. fosse accaduto qualche anno fa. Michele, tu hai affermato con molta decisione poco fa che ci vorrebbe un lockdown generale Integrale. per poter in qualche maniera abbattere il numero dei contagi. Sulla base di quale presupposto ritieni che ciò possa avvenire? Ad oggi, alla seconda ondata, a noi ci ha travolti. E fin quando ci sono persone che camminano per le piazze, che frequentano i bar per prendersi un caffè, che si incontrano negli uffici o si incontrano nelle sale, perché un altro problema è scientificamente provato, che se tu stai in una stanza chiusa per più di 15 minuti, anche se metti la mascherina, statisticamente una persona su cinque si contagia. Quindi fin quando non si mette un punto fermo a questa situazione, l'ondata non si potrà fermare. Questo è il problema. Allora oggi, in tutto questo, oggi che succede? Gli ospedali sono al collasso, non hanno più posti letto, non solo nelle terapie intensive, che non servono solo per i pazienti Covid, ma servono per tutti gli altri pazienti che possono avere le più svariate patologie, le più svariate situazioni di salute importanti, come può essere un infarto, un'ischemia, un'operazione programmata e non. Quindi oggi gli ospedali sono al collasso, non hanno più posti per i ricoveri. Abbiamo visto le scene di ambulanze in fila a portare gente negli ospedali. Noi non siamo la Lombardia, quindi non abbiamo tutti quegli ospedali e tutti quei posti letto e tutta quell'organizzazione che hanno al centro nord. Noi siamo purtroppo al sud, siamo in provincia di Foggia, in una provincia che, dove la sanità è stata gestita in maniera molto relativa, è stata gestita con approssimazione, dove le autorità non hanno organizzato una difesa adeguata a questa seconda ondata, che tutti sapevano che sarebbe avvenuta. Quindi, se gli ospedali sono pieni, arriveremo, se non siamo già arrivati, a selezionare le persone da ricoverare. Arriveremo al 118, non prenderà più le persone che stanno male, soprattutto se anziani, perché dovranno pensare probabilmente a salvare qualche giovane o a qualcun altro. Quindi arriveremo a una selezione naturale e crudele che nel 2020 non sarebbe proprio pensabile. E tutto questo si può risolvere solamente bloccando questo flusso che aumenta ogni giorno di più, soprattutto nella nostra provincia. Non è normale che la nostra provincia, che ha poco più di 600.000 abitanti, prenda quasi gli stessi contagi della provincia di Bari, che ne fa 1.200.000 di abitanti. Non è normale, non è possibile. Non siamo pronti psicologicamente, da un punto di vista sanitario, da un punto di vista organizzativo. Per noi sarebbe la fine. Quindi non bisogna più e non solo aspettarsi dai cittadini il buonsenso. Utilizzare il lockdown come è stato fatto a marzo, perché a marzo forse è stato eccessivo fare un lockdown totale in tutta Italia. Ma in questa fase non possiamo non farlo, perché a marzo noi viaggiavamo in Puglia con 80, 70, 100 contagi al giorno. Oggi solo in provincia di Foggia viaggiamo a 200, 220 contagi al giorno. Quindi la situazione è catastrofica. Benissimo, Michele, siamo in conclusione. Hai avuto contatti, credo che li hai continuamente, anche con l'Opalco, con la Regione. Che cosa vi siete detti? Allora, noi abbiamo l'ultima mia videoconferenza con l'Opalco Montanaro e il resto della tecnostruttura, l'abbiamo avuta circa 15 giorni fa. Io intervengo in queste videoconferenze come responsabile dell'AGC Puglia del settore sanità. E già in quell'occasione io ho implorato l'assessore Lopalco a chiudere immediatamente tutti i centri diurni per anziani e disabili. B, a dotarci prontamente di tutti i tamponi rapidi. C, a
creare una task force dedicata per il Covid a tutela delle RSA e dei centri diurni pugliesi per studiare una linea comune di difesa verso questo nemico. Perché dobbiamo metterci in testa che la guerra contro il Covid è come una guerra come ce la immaginiamo nei film, è come essere in trincea. Ogni giorno ti arriva il bollettino di un infermiere che si è ammalato o di uno che se n'è andato o di qualcuno che ha perso la vita. E se tu non stai sul pezzo e non hai un'organizzazione e un protocollo in continuo aggiornamento, quello che hai deciso ieri non è più efficace oggi. E quindi ci vuole una task force che, come l'acqua, si adegua alle forme che va a dove va a inserirsi. Bisogna essere flessibili, dinamici e sempre sul pezzo. E ad oggi la Puglia, secondo me, paga dei ritardi. Paga dei ritardi. Fermo Michele. restando che sono d'accordo, per esempio, con la decisione di Emiliano di chiudere le scuole, perché quando bisogna ponderare il diritto alla salute e il diritto all'istruzione, viene sempre prima la salute e poi tutto il resto. Quindi Emiliano in quell'occasione ha fatto bene a chiudere le scuole, ma non basta chiudere le scuole. Ci vuole il lockdown, altrimenti piangeremo ancora tante, tante persone e tanti decessi. Beh, la salute non solamente degli alunni, ma anche degli insegnanti in Tutti, particolare. di tutti, di tutti. Benissimo, Michele, io vorrei concludere, giusto chiedendoti, come la vedi la situazione di Manfredonia, intesa come città, Ma sempre dal punto di vista, diciamo. riferita all'emergenza sanitaria. Manfredonia nella prima ondata si è salvata egregiamente e devo dire i cittadini sono stati esemplari nell'adottare, nel rispettare le regole. Ma ovviamente in questa seconda ondata io non do la colpa a nessuno. Dico semplicemente che se le regole non vengono imposte, anche per ignoranza, ci sono persone che non le rispettano, non si dotano di buon senso, anche per ignoranza, cioè non tutti sono veramente consapevoli di quello che sta accadendo. Quindi quando vediamo il corso pieno di gente a camminare, probabilmente molte di quelle persone non hanno ancora ben compreso la gravità di quello che sta accadendo, perché fortunatamente non siamo nelle condizioni in cui era Bergamo a marzo, dove in ogni famiglia hanno avuto un decesso, ma potremmo tranquillamente arrivarci. Oggi, fortunatamente, il Covid, a differenza della prima ondata, non miete quelle vittime che ha mietuto la scorsa, a marzo, perché probabilmente, almeno da questo punto di vista, ci sono più asintomatici e non so perché, bisogna chiederlo agli scienziati. Quindi molte persone che si contagiano magari hanno pochi sintomi e poi li passa come un'influenza più grossa. Comunque gli ospedali si sono trovati un po' più organizzati, comunque c'è qualche cura in più che a marzo non si conosceva, ma non bisogna sprecare questo vantaggio. Quindi l'appello che faccio, cioè più che appello, la risposta alla tua domanda è: oggi Manfredonia rispetto a marzo non sta messa per niente bene, potrebbe andare molto peggio. Prima che questo accada, chiudiamoci. Anche se non lo dice Conte, facciamolo noi, è per il bene di tutti noi. Benissimo, è un ottimo messaggio e può essere anche un ottimo sprone perché la gente di Manfredonia, i cittadini di Manfredonia abbiano soprattutto cura di loro stessi, perché qui occorre rispettare la vita propria e la vita degli altri. Grazie Michele, noi avremo modo di Soprattutto in ascoltarti. questa fase, scusami, soprattutto in questa fase dove è stato annunciato il vaccino, questa sarà la fase più delicata perché le persone si potrebbero rilassare sapendo che tanto adesso arriva il vaccino e soprattutto bisognerà stare attenti quando e se dovesse arrivare il lockdown e dovesse abbassarsi la curva, è lì che bisogna stare più attenti. Perché se si sottovaluta questo enorme avversario, questo virus, potrebbe essere, questo errore potrebbe essere fatale.
Beh, anche perché è vero che si è parlato di vaccino, però fin quando arriverà a disposizione di tutti passeranno ancora tantissimi mesi. Voglia, a voglia. Bene, grazie Michele, grazie A per la presto. tua presenza. Noi ringraziamo Michele, l'avvocato Michele Latorre per questa importante comunicazione, lo vogliamo ricordare, dirigente della cooperativa Santa Chiara, tra l'altro responsabile anche della struttura della RSA collegata alla struttura della di Siponto, Maria Stella Maris di Siponto. Michele, ancora grazie. Noi intanto salutiamo i nostri telespettatori, coloro che sono stati in contatto con noi per queste importanti comunicazioni e anche per questo ottimo collegamento che abbiamo avuto con un operatore che vive una situazione di emergenza e che sta combattendo questa emergenza, ovviamente in difesa di una struttura che ospita persone anziane. Grazie ancora Michele e Arrivederci, buona serata. grazie a tutti coloro che sono Ciao stati Vincenzo. collegati con noi. Per quanto riguarda Piazza del Popolo, l'appuntamento lo rinnoviamo alla prossima occasione.